Ciao ragazze, benvenute di nuovo sul mio canale. Allora, oggi girerò per voi il video dei saldi estivi con tutti gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo e devo dire che appunto ho fatto l'inizio degli acquisti molto estivi, quindi con alcune delle cose che avevo adocchiato recentemente. Poi in un secondo round ho trovato praticamente alcuni abiti e vestiti che avevo visto a fine inverno, inizio primavera. Quindi hanno rimesso in saldo questi acquisti che avevo visto un po' appunto a fine stagione invernale e che comunque ho deciso di acquistare perché sono dei capi che comunque utilizzo durante tutto il periodo dell'anno, o comunque dei capi basic che appunto possono essere utilizzati soprattutto nelle mezze stagioni. Quindi iniziamo subito perché ho alcune cosine da farvi vedere. Allora, partiamo subito da questi due acquisti un po' più, diciamo, costosi e carini, cioè costosi relativamente, adesso vi spiegherò il motivo. Allora, ho acquistato questo infradito di Michael Kors. Allora, sono andata nell'outlet di Settimo Torinese, poco fuori Torino appunto, e facendo un giro nel negozio Michael Kors, che appunto io amo, mi piace tantissimo questo brand, questo negozio. Ho trovato in saldo con mio immenso stupore questo infradito. In realtà, sarò sincera, non ne avevo necessità, però comunque le ho trovate in saldo e mi sono sembrate veramente bellissime, così tutte bianche e rosa con appunto il logo dorato. E quindi ho deciso di acquistarle, non potevo lasciarle lì. La suola appunto si presenta così, bianca con il logo di Michael Kors. Le ho acquistate appunto perché erano in offerta, costavano solo 29,90 euro e quindi ho deciso di prenderle perché comunque mi hanno colpita subito, mi sono subito piaciute e le trovo veramente carine. Quindi se le trovate e vi piacciono ve le consiglio tantissimo. Quindi questo qui è un piccolo mio autoregalo da Michael Kors, così un po' improvvisato, inaspettato, cioè non era appunto in lista. Poi un altro acquisto Michael Kors che però è stato un regalo, appunto è stato un regalo della mamma del mio ragazzo. Io appunto amo Michael Kors, mi piace tantissimo come brand, mi piace tantissimo soprattutto per quanto riguarda gli accessori, le borse, i portafogli, anche alcuni dei loro gioielli. E appunto possiedo già diverse cose, così diciamo mi è stato regalato questo bellissimo portafoglio portamonete, portacarte, anche portachiavi, un mix di tutto, con mia immensa gioia e veramente il colore mi fa impazzire, mi piace tantissimo, è stato un regalo così inaspettato, veramente stupendo, ve lo mostro nel dettaglio, praticamente all'interno ci sono appunto vari divisori per poter inserire, diciamo, delle carte o comunque delle monete. C'è il portachiavi per attaccarci appunto le chiavi della macchina o di casa e anche qui diversi spazi per inserire, diciamo, delle carte, dei bancomat o delle tessere. Molto bello, mi piace tantissimo e ringrazio ancora. E adesso sto entrando un po' in fissa con questo colore, mi piacerebbe tantissimo comprare una borsa appunto fucsia, così magari il modello una mini Selma. Io ho già la Selma, quella grande, color nero, e mi piacerebbe averne una un po' piccolina, estiva, di questo colore, sarebbe veramente bellissimo, mi piace veramente tanto. E appunto se qualcuna di voi sa indicarmi dove potrei trovarla, comunque ad un prezzo scontato, vi ringrazio molto. Se volete lasciatemi un commentino qui sotto, così se magari mi date delle indicazioni, ve ne sarei molto grata. Poi partiamo invece con diciamo gli acquisti un po' più shoppingosi. Allora, partiamo da Zara, anche se in realtà ho diverse cose un po' random. Allora, da Zara, in mezzo a tutto, diciamo, l'ambaradan di vestiti che si trovano nel mucchio, ho scovato questa magliettina un po', diciamo, casual, anche se va portata abbastanza larga, è di una taglia M, mi piace comunque portarla morbida, fatta così, praticamente molto lunga e presenta una zona un po' più coperta ad altezza seno e poi ha tutto questo gioco di scacchi, quadrettini qui sulla parte alta della maglia dove ci sono tutte queste maniche, dove ci sono le maniche e la parte finale. Questa qui va benissimo portata così, appunto un po' morbida casual, magari sopra dei jeans, oppure se volete potete inserirci sotto una canottiera appunto per farla intravedere sotto la maglietta.
Questa qui l'ho pagata 12,99, mi costava 19,95 euro, quindi questo è il primo acquisto da Zara. Poi faccio vedere un po' di cose random. Questa qui è una maglietta con questa manica a tre quarti che ho acquistato al mercato ad un prezzo di 7 euro. È una magliettina appunto molto leggera che va portata magari con sotto un semplice reggiseno bianco. Ha un elastichino qui in vita che va un po' appunto a stringere, a sagomare la parte della vita. Mi piace tantissimo. E questa qui l'ho già indossata con degli shorts neri e dei sandali gioiello bianchi che appunto mi rendono il look abbastanza estivo, però comunque serale, molto molto carina, elegante e anche molto fresca. Poi un altro acquisto che ho fatto sono questi bellissimi sandali gioiello. Allora, questi qui sono dei sandali gioiello che ho acquistato da Passi Italiani. Questo qui è una catena di scarpe, comunque penso abbastanza nota in tutte le città, anche di buona qualità. Infatti sono tutte di vero cuoio, le mie sono numero 37, molto ben strutturate, la suola è molto rigida, mi piace tantissimo la qualità di questo negozio di scarpe e appunto presenta un lacettino che va a bloccare la caviglia dietro sul bianco. E appunto sono modello infradito con tutte queste applicazioni Swarovski, cioè simil Swarovski e comunque delle pietre bianche. Queste qui sono bellissime secondo me di sera, in questo periodo appunto fanno subito un look un po' più elegante anche sotto degli abiti neri, mi piace molto indossarli d'estate. E anche di giorno, secondo me sono molto versatili perché comunque sono molto luminosi, anche con la luce del sole sono veramente carini. Questi qui li ho pagati in saldo 29,99 euro. Poi un altro acquisto che ho fatto, secondo me è molto molto carino, che sta benissimo con il sandaletto che vi ho appena mostrato, è questo tubino appunto giro manica che finisce più o meno a mezza coscia, del brand Good Evening. L'ho comprato in un negozietto per 14,99 euro. Molto molto semplice comunque, però mi piace tantissimo il dettaglio che ha qui sul davanti, appunto, cioè sulle spalline, che sono delle applicazioni un po' borchiate, un po' svaroscate. Appunto, secondo me, abbinate al sandaletto di prima anche in queste sere d'estate, è veramente carino, molto semplice, è uno dei classici vestiti che mi piace portare. Cade dritto, liscio, senza, diciamo, nessuna costrizione sul corpo. Poi, un altro acquisto che vi voglio mostrare è questa camicetta che ho comprato da Stradivarius. Allora, questa camicetta si presenta così, è una camicetta che va portata appunto tutta abbottonata e appunto arriva con un'altezza di mezza coscia, con questa fantasia tribale molto molto estiva, mi è piaciuta subito. E questa qui l'ho presa in taglia S da Stradivarius. Io la indosso con questa catenina. Questa qui appunto è una catenina molto semplice che avevo da diverso tempo, penso provenisse da un altro vestitino, che appunto io leggo in vita per andare un po' a sagomare il vestito, diciamo, sui fianchi. E io lo indosso così, molto semplice, appunto molto fresco. Quando appunto si ha tanto caldo, non si sa che cosa indossare, secondo me questo è l'ideale. In alternativa, se non vi piace portarlo così come vestitino, io ve lo consiglio magari tutta aperta, con al di sotto magari degli shorts e una canotta magari bianca o comunque rosa, gialla, un po' a contrasto con questa fantasia. E questa qui l'avevo vista da Elena, che anche lei ha un canale su YouTube, vi lascio qui il link nell'info box, che è stata gentilissima quando praticamente lei l'aveva indossata in una sua Instagram Stories, mi ha risposto indicandomi praticamente dove l'avesse comprata. Io non l'avevo ancora vista in giro, pensavo fosse un vestito magari anche che lei possedeva da tempo, invece poi mi ha detto che era presente da Stradivarius ed era comunque molto recente. Quindi quando l'ho trovata ho fatto che acquistarla. Questa qui l'ho presa anche se non era in saldo, l'ho pagata 19,99 euro o 95 perché mi aveva colpita, mi piaceva tantissimo, devo dire che mi piace molto anche come mi sta indossata. E se riesco vi inserisco qui una foto che appunto ho scattato nel camerino e così vi faccio vedere un po' anche come sta addosso. Poi
Un altro acquisto non propriamente, diciamo, estivo è questo tubino che ho comprato da Zara. Spero di riuscire a farvelo vedere bene, mi allontano un po'. È un tubino che va praticamente così, con tutti questi voulant sul giro manica. Molto molto bello, cade dritto su tutto il corpo, fino a metà coscia. E questo qui l'avevo visto appunto durante questo inverno. E da 49,95 euro l'ho pagato 29,99 euro. Questo qui ho preso una taglia S, mi sta benissimo, mi piace tantissimo. E questo qui, diciamo, anche in una sera d'estate, magari un po' più freschina, magari fine estate, perché comunque il tessuto è abbastanza spesso, quindi scalda un po', diciamo che magari in fine estate potrebbe essere carino, oppure magari in qualche party, festa, anche verso autunno, inverno, lo trovo veramente bellissimo. Mi piace tanto e sono contenta di averlo trovato perché lo cercavo, cioè mi era piaciuto tanto durante questo periodo invernale, poi però diciamo vestiti neri ne ho già tanti e adesso che l'ho trovato in saldo ho detto boh dai prendiamolo, perché si sa, vestiti neri comunque ne abbiamo tanti ma non sono mai abbastanza, almeno per me è così. Però mi è piaciuto subito anche per quanto riguarda appunto questo dettaglio sulla manica, con tutti questi voulant, queste rouge molto molto belle che vanno tanto di moda appunto in questi ultimi mesi. Sempre da Zara ho acquistato una giacca, anche questa come potete vedere penso tutti i colori abbastanza invernali. Io sarò la ragazza che fa vedere questo video shopping saldi dove ci sono più capi neri che altro, però vabbè, ho fatto un po' di scorta anche per appunto l'autunno. E quindi da Zara ho acquistato questo blazer. Questo qui è un blazer semplicissimo, senza collo, con praticamente solo un gancettino qui che va a bloccare la giacca, con le tasche finte, che cade molto liscio, e ha tre bottoncini sulla manichina. Questo qui l'ho pagato da 49,95€ a 29,99€ in taglia XS. E mi piace molto, io utilizzo tantissimo appunto questi blazer durante tutto il periodo dell'anno, comunque principalmente in autunno, inverno, primavera, sopra i vestitini, anche sopra i jeans, trovo che siano dei capi versatilissimi e io appunto li utilizzo tanto e alla fine poi magari mi si consumano molto sotto i gomiti, cioè vedo che vanno un po' via, va via un po' il colore, comincia un po' a scolorirsi e quindi quando li trovo belli, che secondo me mi stanno bene addosso, mi sagomano bene la figura, non posso lasciarli lì e li acquisto. Quindi questo qui è un capo che sfrutterò tantissimo, non in questo periodo, però comunque a partire dall'autunno in avanti. È un vestitino verde che è molto collato sul davanti, poi praticamente lascia la zona del fianco scoperta e cade molto molto leggerino, molto svolazzante sulla parte inferiore del corpo, comunque sulla coscia. Il di dietro appunto presenta questa zip che va appunto a chiudere il vestito e qui lascia praticamente intravedere un po' la parte alta della schiena con questo effetto un po' a goccia. Questo qui indossato è veramente bellissimo, se riesco trovo il link, ve lo faccio vedere indossato magari dalla modella Stradivarius che sicuramente renderà meglio. E questo qui non mi ricordo bene quanto l'ho pagato, o 12,99 o 19,99, lo cercherò e vi farò sapere la taglia, anche cercherò di capire e vi farò vedere con un link magari appunto l'indosso e tutto, vi scriverò maggiori dettagli nell'info box. Poi un altro acquisto che ho fatto proprio nei primi giorni di saldi è stato praticamente un acquisto che vi avevo già fatto vedere nel precedente video haul. È praticamente una bralette sempre simile, cioè praticamente identica a quella che vi avevo mostrato nel video precedente nera. Questa qui appunto l'ho presa a color fucsia, ciclamino, che appunto se avete visto il precedente video ne avevo già parlato, vi avevo detto che mi piaceva e quando l'ho vista in saldo
l'ho acquistato, ebbene sì, quindi è praticamente identico a appunto queste coppe preformate color carne, così staccate, con questo colore che mi piace tantissimo, fucsia, con tutti i gancetti sul retro, molto molto bello. E come ho già detto, presenta un ferretto, non è per niente imbottito, non costringe, sagoma bene, sostiene, mi piace veramente tantissimo. E quindi ho preso questo in saldo con anche, diciamo, la sua, il suo slip, e l'ho pagato ben 10 euro in meno, quindi da 35,90 l'ho preso con uno sconto di 10,77, quindi più o meno 25 euro e 20 centesimi più o meno. Bellissimo, questo qui mi è piaciuto subito. Ovviamente purtroppo quello nero non era in saldo, quelli neri non li mettono mai in saldo, da Calzedonia, i capi basic, e quindi quando li trovo che mi piacciono, io il nero e il bianco li acquisto, anche se non sono mai in saldo. Poi, ultimo acquisto che vi faccio vedere è un vestito che ho acquistato da Tally Whale, o Tally Whale, non so bene come si pronunci. È un vestito nero, base nera, con tutti questi fiorellini, molto molto belli, con questo tema appunto, cioè con questi colori che vanno dal fucsia, bianco, turchese, che ha un incrocio, un nodo qui sul davanti e una parte scoperta sotto il seno, spero si possa capire. Di questo forse ho una foto, ve la inserisco qui perché ce l'ho indossato, forse a mezzo busto, così magari rende un po' di più l'idea. E poi cade tutto molto molto ampio, svolazzante, ve lo faccio vedere un po' così, spero si capisca, in realtà è molto più bello indossato che non così come lo sto facendo vedere ora. E basta, quindi questi sono stati tutti gli acquisti che ho fatto nell'ultimo periodo con questi saldi estivi, anche se come avete visto molti degli acquisti che ho fatto non sono molto molto colorati, però io, diciamo, quando vedo qualcosa di carino che già mi piace cerco di comprarlo subito, perché poi so che con i saldi molte taglie non le trovo, comunque i capi che mi piacciono magari non li mettono in saldo, e quindi se proprio una cosa mi piace tantissimo non me la faccio scappare prima. Invece se ho già dei capi simili e mi piace quel colore, però comunque appunto voglio aspettare per risparmiare qualcosa, come ad esempio i reggiseno intimissimi, magari appunto cerco di aspettare per poi risparmiare un pochino. Come avete potuto vedere, molti degli acquisti che ho fatto appunto sono dei capi un po' versatili che io utilizzo durante tutto il periodo dell'anno, quindi per i quali io cerco di risparmiare un po' e diciamo sfruttarli al massimo poi anche nelle altre stagioni, anche perché sinceramente qui a Torino l'estate non dura tantissimo, quindi diciamo ho tanti vestiti estivi, però comunque sfrutto poi di più i capi più invernali o comunque autunnali, primaverili. E quindi anche per questo vedete molti capi tipo blazer o vestitini che hanno delle fantasie prettamente scure, comunque un po' da tutto l'anno, un po' più eleganti, versatili, anche in occasioni un po' più formali. Quindi basta, io vi mando un grosso bacio, ci vediamo presto in un nuovo video, e se vi va seguitemi anche su Instagram e vi lascio qui il nome con il quale cercarmi, e mi farebbe veramente tantissimo piacere per magari scambiarci anche dei messaggi in privato o in direct, come ho fatto già con alcune ragazze che appunto mi hanno chiesto dove fossi finita in quest'ultimo periodo. E ci vediamo presto allora, un bacione a tutte, ciao!